paritetico alla mostra degli impressionisti. Qui la mostra che abbiamo su ha delle opere del primo Novecento, grazie alla prestazione della collezione di Barbisan, di Fabiano, poi una parte è prestata a Giovanni Grosso e le altre sono di amici artisti che conosciamo. Si pensava di allargare la mostra perché molti amici hanno detto: ma come fai la mostra a Tavo Pierboi? Noi abbiamo i buoi in casa, non ci dici niente. Ho detto: vabbè, recupereremo magari spostandola. Tra l'altro Roberto aveva dato quasi disponibilità nel suo ranch di sostenere la stessa mostra, quindi vedremo di allargarla. Che dire altro? Tamo Pio Bove è una bellissima poesia e io personalmente ho scoperto la differenza tra il bue e il toro, non so se tutti la sanno, sono tutti lo stesso genere, solo che i buoi sono castrati, quindi ecco il mansueto di Carducci. E quindi direi che ora, rispetto ai movimenti Me Too e Live Matter, sarebbe ora di dire che anche il bue ha ragione di diventare toro e non di essere obbediente, ma di diventare ribelle. Io la chiuderei così. Ma il perché? Il perché non lo so, perché adesso, perché uno è per la riproduzione, no? Per lavorare, tirare l'aratro, mettiamola così, per essere... sì, sì. C'è la necessità che l'animale sia prestante, quindi possente, quindi sì, fisicamente, che abbia, diciamo, una conformazione anatomica importante, quindi il collo, perché deve tirare, deve levare, sì, il giogo. Ecco, non avere zavora, quindi un posteriore piccolo. Sì. E castrato, perché appunto è tranquillo. Esatto. Quindi va avanti questa macchina da lavoro, questo trattore, un paio, due, quattro, come li mettevano, certo, in base a quello che dovevano tirare. La professione dei nostri vecchi era quella di riuscire a calibrare gli animali in base alla forza che potevano sviluppare. Cioè, uno tira per 10 quintali, l'altro tira per 8, non sono accoppiabili. E quindi il detto famoso mona non vuoi pensieri si adatta anche al bue. Grazie della battuta. L'altra cosa... Sì, lo vedi finito, scusa. Grazie del suggerimento. No, volevo dire che nasce il concetto del bue all'interno del quadro. Beh, tutti sa la storia del nostro Vangelo per cui Gesù nasce e dà il bue l'asinello. Però diciamo che in pittura si sviluppa soprattutto nel periodo del Cinquecento con Jacopo da Bassano, che inizia a fare quella, diciamo, pastorale biblico-evangelica, no? Con la sua pittura che chiama appunto pastorale, che avrà un grande sviluppo. E poi nel 600 vedremo l'Arcadia con la presenza del sogno di questa regione attorno a Macedonia, la Grecia, che era, diciamo così, l'idea romantica del rifugio del naturale, della vita naturale. Poi c'è appunto la scuola di Barbizon del 1830 fino all'860, e tra l'altro nasce anche la scuola di Barbizon negli Stati Uniti nei primi del Novecento. Quindi lo sviluppo della pittura legata al semplice, alla natura e agli animali ha un po' questa origine e questo sviluppo. Ecco, detto questo, invito la Presidente della Proloco a dire due parole sulla mostra. La ringraziamo per l'ospitalità. Ringrazio tra l'altro i due sponsor sostanziali che sono Officine Clementi di Sastino e Clima Service, che ci ha permesso di fare i volantini, di fare un piccolo pieghevole dove sono riprodotti i quadri e il banner, e quindi di mettere in piedi a spese nostre, grazie a loro, questa mostra che è sul volontariato. Prego. Beh, buonasera a tutti. Direi che siamo orgogliosi di ospitare questa mostra perché a me ricorda tantissimo, e credo tutti voi, proprio l'origine del nostro territorio. Quindi i quadri che ho visto sono meravigliosi, e avevo già fatto i miei complimenti sia a Boris che agli artisti che sono qua.
Cosa devo dire? Queste iniziative della cultura, delle mostre, sono utilissimi e soprattutto rendono omaggio soprattutto al museo, perché è una struttura di, credo, una meravigliosa, ok? Ecco. E poi alla città di della città di Portogruaro, perché indubbiamente la cultura è un fondamento di questa città storica. Ringrazio ancora tutti, sarò presente sicuramente ad altre mostre e lascio la parola. Grazie a te. Va bene, grazie a voi. Grazie. Ecco, adesso c'è la recita della poesia del nostro amico artista, che è anche un bravo attore. Posso dire? Da agronomo. Sì, come no. Oltre alla capacità di pronunciare qualche sillaba, credo che lui mi abbia chiamato, sapendo le mie origini rupestri e la mia formazione agronomica. Ho studiato tanto i bovini. E Carducci, quando scrive, è in Toscana, è in Maremma, e lì c'è la razza Chianina. Ora, se avete presente le nostre mucche, la Chianina è il triplo. E quindi lui, quando vede questo bestione in mano, questo greve, provate a immaginarvi, è un trattore di carne dal pelo bianco. E adesso... E ottime bistecche. Sì, ma a me non mi fa il cuore. Non sbagliamo. Da dove si traggono le bistecche? Da quale parte anatomica? Orbi, filetti, sì. Scamoni, non so, adesso te fammi fare il becker. Dal ristorante. Dal posteriore. Hai presente la conformazione di un pianino? Sì. All'anteriore grosso, come dicevo prima, serve per levare, tirare, lavorare. Soprattutto, quando un animale ha lavorato per 5, 6, 7 anni, i tendini, i nervi sono grossi, i muscoli sono stagni, sodi. Quindi o lo fai bollito, e da qua il bue grasso di Carù, che è diventata una festa consolidata, altrimenti è immangiabile. Quindi la razza Chianina, sono circa 30.000 vacche, basterebbe il nome per vendere carne, non è un animale da carne, sono fermi a 30.000 vacche. Quindi a cosa è vaccinare, a dove siamo? Bella domanda! A Roma, a Trastevere, io l'ho mangiata, molto buona. Ecco, allora diamo la parola al nostro amico Roberto Valerio. Il Bove, Giosuè Carducci, 23 novembre 1872. Amo, oh Pio Bove, è un mite sentimento di vigore e di pace al cor mi infondi. Oh, che solenne, come un monumento, tu guardi i campi liberi e fecondi. Oh, che al giogo, inchinandoti contento, l'agi l'opra dell'uom grave secondi. Ehi, t'esorta e ti punge, e tu, col lento giro de pazienti occhi, rispondi. Da larga narice, umida e nera, fuma il tuo spirito, e come un inno lieto il mugghio nel sereno aer si perde. E del grave occhio glauco, entro l'austera dolcezza, si rispecchia ampio e quieto il divino del pian silenzio verde. Grazie. Grazie.